vivacità di trio. Sì. Tre giovani e brave artiste che ieri sera con il loro concerto hanno delizzato il pubblico della cittadella di Giove. Abbiamo con noi uno famoso fisarmonicista, Pietro Dragna di Valdelice. A che punto la tua carriera? Ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare gli amici della musica di Alcamo per averci dato l'opportunità di esibirci ieri sera. E il Vivacità del Trio è un trio appunto formato da tre giovani musicisti, come ben detto, fisarmonica, chitarra e flauto, e con il quale insomma stiamo girando il mondo e niente, attraversiamo diversi generi musicali e ci divertiamo. Questa è la cosa fondamentale. E ma poi per quanto riguarda il pubblico, sì. Io attualmente mi muovo in trio, appunto, in duo oppure da solista, continuo a girare il mondo da solista. C'è un genere di musica che preferisci nella tua attività artistica? Particolarmente prediligo la musica da camera, quindi suonare insieme con le altre persone, diversi stili, dal classico al leggero. Quindi queste sono, diciamo, le principali, le principali attività dei tuoi concerti? Sì. Sì, sono un chitarrista, la chitarra è proprio uno strumento che può suonare da solo, uno strumento solistico, però appunto ieri sera abbiamo fatto questo splendido concerto, quindi in trio, fisarmonica, chitarra e flauto traverso, per cui ecco, abbiamo affrontato pagine musicali molto importanti, soprattutto abbiamo suonato musica sudamericana, brasiliana, argentina, ma anche overture d'opera italiane molto importanti, quindi siamo andati anche a toccare il repertorio classico Rossini, piuttosto che Puccini, insomma, arie molto molto importanti.